Al Cinema Massimo si è alzato il sipario sul nuovo film di Gino Brotto dal titolo Ginevra, con un protagonista d'eccezione, ossia il noto attore Massimiliano Morra. Il tema del film è un tema molto attuale, trattiamo un tema delicato, una storia vera oltretutto, la produttrice del film è la protagonista, la vera protagonista di questa storia, e parla di problemi familiari, una famiglia che dalla Svizzera si trasferisce nel Salento e poi affronterà vari problemi. Mi chiamo Ginevra, ho 16 anni e sto sognando. Ehi, principessa! È stata un'esperienza molto bella, molto formativa, perché comunque è stato un progetto dove abbiamo trattato una tematica come la famiglia, in particolar modo i bambini che sono i protagonisti in questa storia, e viene affrontata secondo me una tematica sociale importante come anche la violenza domestica, che sono sempre tematiche molto delicate, però allo stesso tempo anche molto importanti da affrontare e da parlare, insomma, sostanzialmente. È stata un'esperienza bella qui in Salento, è la mia prima esperienza in questa zona, mi sono trovato molto bene sul set, con il regista, con la produzione, quindi sicuramente sarà venuto fuori un bel lavoro. Questa pellicola, prodotta da Bianco Production, parla di una storia vera, di violenza domestica e non solo, in cui al tempo stesso si cerca di accendere i riflettori sui veri valori della famiglia e sulla loro importanza nel futuro dei più deboli, come i bambini. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Avrei aperto gli occhi e l'incubo sarebbe finito. Basta sognare. Voglio svegliarmi. Ma non solo. Ginevra è ancora molto altro, in quanto mira a sostenere l'associazione Anemos, nata per prevenire e contrastare i fenomeni dello stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale. Io insieme a mio marito abbiamo deciso di produrre questo cortometraggio che parla di una storia vera, la mia storia. E abbiamo fatto questa storia appunto per poter denunciare tutti gli atti di violenza. Cerchiamo di, in qualche modo, di sostenere un'associazione di cui io faccio parte, che si occupa appunto di vittime di violenza, stalking. Questo film è stato ideato e prodotto dalla nostra responsabile della sede di Galatina. Una storia che vuole essere anche una denuncia, un invito alle donne a non stare zitte, a denunciare, a parlare. Una storia che tocca tanti temi e che vuole essere appunto un invito per tante donne, perché appunto non si può essere vittime per sempre. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, eventualmente ci vedremo in un'altra sala, come è possibile, appena possibile. Grazie a tutti. Massimiliano Morra.